Ringraziamo l'amministrazione comunale per l'ospitalità che gentilmente ci ha dato. Devo dire che Pagani è sempre molto recettiva a quelle che sono le istanze della sanità, del benessere, della buona salute e quindi tutto quello che riguarda gli stili di vita sani della popolazione e della comunità in generale. Bene, noi siamo qua stamattina per presentare l'iniziativa FADEI 2021 che si svolgerà il 12 giugno al campo sportivo Marcello Torre, gentilmente messo a disposizione dall'amministrazione, dal sindaco De Crisco, l'assessore Sessa, con cui ci siamo incontrate varie volte per organizzare un po' tutto quello che a cui state partecipando. E quindi un contesto bellissimo, consentitemi di ringraziare ovviamente il aiuta, ci sostiene, altrimenti non sarebbe stato possibile. Ecco, anche per noi l'ASLA è una macchina molto che per metterla in moto ci vuole, però se abbiamo poi dei sostegni come quelli del direttore, ma anche della direzione strategica, che ringrazio, del direttore Iervolino, che non è potuto essere qui ma porta i suoi saluti. Per cui eccoci, ringrazio il mio staff, tutta la mia organizzazione dell'unità operativa semplice dipartimentale dell'ASL di promozione della salute. Grazie ragazzi e ragazze, vi chiamo così perché vi considero veramente giovani, siete giovani ma non solo, però insomma stiamo lavorando bene. Stiamo facendo un bel lavoro per fare in modo insomma di far crescere il bisogno di salute. Quindi diciamo che la popolazione, parliamo di empowerment, quello che è la capacità di chiedere salute individualmente, ognuno di noi deve farsi carico della propria salute e quindi attivare tutti quei comportamenti sani che ci consentono di mantenerci in uno stato di benessere. Quindi io l'AFA, siamo qui per l'attività fisica adattata, che è uno dei capisaldi forti per star bene in salute, l'attività fisica, l'attività motoria. E concludo con i ringraziamenti il tavolo tecnico aziendale AFA che insomma che abbiamo voluto e organizzato, istituzionalizzato, ecco, dopo le linee guida, poi ne parleremo un po' più nello specifico, e che insieme abbiamo poi prodotto una serie di documentazioni per diciamo proprio attivare l'AFA, tutti i percorsi necessari per fare in modo che l'attività fisica adattata potesse essere implementata. Grazie, passo la parola al dottore Della Porta e poi spieghiamo, entriamo un po' di più nell'organizzazione. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie ovviamente alla collega, all'amica, alla dirigente della unità operativa dipartimentale, promozione della salute, ma ovviamente conviene subito, ed è per noi veramente un piacere farlo, ringraziare i padroni di casa, il sindaco De Crisco, che sono presenti qua stamattina quasi a riconoscere l'importanza di questa iniziativa, e l'assessore Sessa. Guardate, è stamattina veramente un piacere per me essere qua per presentare questo evento che si svolgerà a Pagani, come diceva poco fa la collega, l'amica Rosa Zambetti, il 12 giugno prossimo. Oggi l'ASL, forse voi non vi rendete conto, oggi l'ASL Salerno avvia nel proprio piccolo un discorso di ripresa e di resilienza nel nostro territorio, nel territorio della provincia di Salerno, e lo fa proprio con questa iniziativa, quasi a lanciare una sfida al territorio della provincia di Salerno di risvegliarsi dall'anno di lockdown, dalla pandemia. Quindi lo facciamo piano piano e quindi per noi è veramente una cosa importante proprio puntare su un settore cruciale della nostra organizzazione aziendale, che è quello di promuovere la salute. Quindi quasi non stiamo guardando indietro di cosa è successo,
risvegliamoci, andiamo a promuovere la salute. E tutto questo da che cosa dipende? Dalla lungimiranza della dottoressa Zambetti, che qualche anno fa ha creduto nell'attività fisica adattata, ha immaginato, ha programmato, ha realizzato e finalmente ha fatto decollare l'attività fisica adattata. Se non avesse fatto questo passo la dottoressa Zambetti, la direzione strategica come poteva fare, ecco, a immaginare una iniziativa che tra l'altro, ecco, mi viene da sorridere, non rientra nemmeno nei LEA, non sta nei livelli essenziali di assistenza, perché l'AFA è un'attività aggiuntiva, è un'attività proprio di promuovere la salute sul territorio, promuovere la salute per le persone che hanno anche bisogno di iniziare, di incominciare di nuovo a muoversi in un modo dolce, a muoversi in un modo veramente nuovo rispetto al passato. Quindi l'AFA non è terapeutica, ma è una qualche cosa che aiuta, sostiene, accompagna, supporta, favorisce la ripresa di persone che sono state immobilizzate per tantissimo tempo per patologie molto diverse, e lo fa appunto con questo esercizio dolce, questo esercizio proprio che dà la possibilità all'organismo di muoversi. Oggi preannunciamo appunto questa iniziativa che sarà fatta a Pagani il 12 giugno prossimo, ma è la prima, caro sindaco, che ASL Salerno promuovere sul territorio. Ce ne saranno sicuramente delle altre in territori diversi, perché è importante che tutta la ASL Salerno si avvicini a queste nuove iniziative. È importante, dicevo, proprio perché attraverso l'AFA si ha la conoscenza del proprio corpo, non a caso, ecco, mi rivolgo alle colleghe fisiatre, è rivolto non tanto ai giovani, pure ai giovani, ma soprattutto ai pazienti avanti negli anni. Non mi piace parlare della terza età, ai pazienti che sono stati coinvolti da patologie croniche, debilitanti, e quindi attraverso l'AFA si ha la possibilità di recuperarli. Noi ovviamente come ASL Salerno ringraziamo tutti i centri, le associazioni che hanno aderito a questa iniziativa, sottoscrivendo già il protocollo. Lo farà in un modo dettagliato la collega Zambetti, perché essendo lei dirigente conosce bene i vari momenti che hanno ovviamente caratterizzato questo avvicinamento e questa sottoscrizione di queste adesioni ufficiali. E quindi ci sarà da questo punto di vista quindi veramente un intervento più concreto. Quindi ASL Salerno accompagnerà queste azioni che vengono promosse dalle palestre, dalle associazioni sportive, dai centri istituzionali e privati, in modo che il movimento, ecco, diventi veramente un'azione di benessere, come abbiamo proposto sul nostro manifesto. E quindi attiviamo queste azioni di benessere socializzando. Quindi non si tratta, lo ripeto e concludo, di interventi terapeutici, ma di interventi di affiancamento, interventi di sostegno. Penso che voi qua, che siete tutti addetti ai lavori, percepite questo messaggio e quindi prendete questa iniziativa in un modo molto più da vicino rispetto a tutte le altre, quindi non trattandosi di cose che riguardano la terapia, e quindi non c'è bisogno nemmeno della prescrizione medica. Grazie dell'attenzione. Grazie direttore, io devo ringraziare la collega Rita Greco, che è qui ostetrica del consultorio di Pagani e nonché consigliere comunale dell'amministrazione, che è presente, grazie. Però un ringraziamento, prima di passare la parola ai padroni di casa, alle colleghe che qui veramente hanno lavorato, Antonella e Maddalena, che poi famiglia compresa, e tutti gli sponsor che, come vedete, lì elencati. Veramente grazie.
per il sostegno poi gli altri nel corso. Prego, sindaco. Buongiorno a tutti e ringrazio la dottoressa Zampetti e il dottore Della Porta per l'occasione che stanno dando alla nostra città di fare una manifestazione di richiamo provinciale e regionale, il che mette Pagani al centro ancora una volta dell'attenzione per una cosa molto positiva. Anche io vorrei ringraziare comunque il promotore, l'assessore Sesta, assessore allo sport, e ringrazio per la presenza il consigliere delegato, tra l'altro, alla sanità, Rita Greco, anche perché ne approfitto per dire che la nostra collaborazione con l'ASL, in particolar modo con il Dipartimento di Prevenzione, ormai è un rapporto consolidato. Da poco il punto vaccinale di Pagani, mi piace ricordarlo in questa occasione, è gestito direttamente dal Dipartimento di Prevenzione, grazie all'insistenza di Rita proprio del dottore Tortora, quindi anche in questo siamo molto collaborativi con l'ASL. Dico questo perché rientra, per quanto mi riguarda, in tutto un discorso di prevenzione, ma soprattutto di uscita da un lockdown. Lo diceva il dottore Della Porta. Mai come adesso, parlare di ripresa di attività fisica, soprattutto per il mondo degli anziani, è una cosa importantissima. Quando mi sono insediato, abbiamo creato subito una rete di solidarietà, non solo per la questione alimentare ed altro, ma anche per il supporto psicologico. E all'interno del contesto del supporto psicologico, le lamentele degli anziani, lamentele ma soprattutto richieste di poter rimettere in moto la propria vita. Gli anziani sono quelli che hanno sofferto di più la chiusura in casa e soprattutto erano i più ostili, paradossalmente durante il lockdown, i più ostili a restare in casa sono stati soprattutto gli anziani, da un lato mossi dalla paura, ma lo dico, ripeto, forse è un intervento poco istituzionale, però il dato di fatto è questo, che tanti anziani si rifiutavano pure, parlo della città di Pagani, ma può darsi anche in tutta la provincia di Salerno, di stare in casa perché non accettavano. Parlo soprattutto durante la seconda e la terza ondata, non tanto della prima, dove il lockdown è stato molto forte, perché non ce la facevano, non ce la fanno a stare chiusi in casa, per cui hanno esigenze di altro. In questo discorso la ginnastica riabilitativa penso che sia faccia bene al fisico, ma soprattutto al morale psicologico di tante persone, perché si è riscoperto dopo questo lockdown la bellezza di stare all'aria aperta, la bellezza di fare ginnastica, la bellezza di tenersi in movimento. Per cui tutte queste iniziative che vanno in questo senso sono bene accette, sono un motivo di orgoglio, sono una punta fondamentale per il ripristino di una normalità, perché noi siamo alla ricerca di una normalità anche fisica. Molti di noi, chi ha avuto il Covid, ma chi non l'ha avuto, chi ha vissuto una quarantena, chi non ha vissuto una quarantena, abbiamo vissuto queste restrizioni e soprattutto sul nostro corpo ci sono tanti riflessi negativi di questa chiusura. Per cui che ben vengano queste iniziative. Vi ringrazio dal profondo del cuore, ringrazio l'assessore Sessa per aver avuto questa ottima iniziativa con la vostra collaborazione e ci vediamo certamente al Marcello Torri il 12. Grazie. Buongiorno a tutti. Questa mattina sono davvero felice perché io ho fatto un percorso di studi in cui credevo e quindi mi sono specializzato in scienze delle attività motorie preventive e adattative, perché già 15 anni fa si parlava di attività fisica adattata prescritta dal medico di base, e poi ho avuto la fortuna di conoscere a un certo punto la dottoressa
Rosa Zampetti, che mi ha illuminato, mi ha reso felicissimo, sia perché ha messo veramente in pratica poi questo progetto, perché tutti ne stavamo parlando prima fuori, tutti ne parlano, ma poi praticamente nessuno mette mano a queste cose che sono importantissime, perché andiamo a prevenire molte patologie, andiamo a prevenire, anzi a far risparmiare anche il sistema sanitario, perché rendiamo più autonomi le persone, riduciamo l'assunzione di farmaci con l'attività fisica adattata, andiamo quindi non solo l'intervento mirato sul benessere fisico, ma anche psichico, perché io l'ho detto alla dottoressa qualche settimana fa, l'ho visto al centro Pomiglia, a Pomigliano, un po' di anni fa, e c'era un clima di festa, molte persone purtroppo di una certa età che si sentono isolate, escluse, casomai in pensione, vederle rivivere, vederle incontrare, quindi ha una funzione sociale questo, oltre che dà il benessere fisico, quindi benessere psico-fisico parliamo qui. Quindi io vorrei ringraziare tantissimo la dottoressa Zampetti per il lavoro che ha fatto per questo progetto AFA, il suo magnifico staff, perché sono veramente persone preparate, persone che ci tengono ad organizzare in certo modo le cose, fatto per bene, vediamo qui oggi, quindi complimenti allo staff della dottoressa Zampetti, la dottoressa Capasso, che le ho viste, che hanno fatto sopralluoghi, che hanno fatto, hanno lavorato veramente alla grande. Poi, se mi permettete, anche un ringraziamento a Salvatore Emanuele, che è dietro le quinte, ma diciamo è uno di quelli che lavora ed è, fa parte del nostro gruppo, perché parliamo di politica del fare. Questo ce l'ha insegnato il nostro sindaco, dovete fare, dobbiamo essere concreti, dobbiamo quindi agire, e qui questa mattina vediamo avviare un progetto nella nostra città, e mi rende felice ed orgoglioso, e vorrei ringraziare proprio la dottoressa perché ha scelto Pagani, e spero che sia l'inizio di tante attività e tanti progetti poi da portare nella nostra città. Grazie. Bene, grazie di nuovo. Se andiamo un attimo con velocemente vi illustro che cos'è l'AFA, quali sono gli obiettivi, le finalità e come va organizzata, strutturata per poterla poi effettivamente implementare, come già stanno lavorando i soggetti che erogatori, le palestre, le strutture pubbliche e private che fanno parte della rete territoriale AFA per la salute. Ecco, questo, come vedete, è il nostro logo che abbiamo fatto, abbiamo realizzato, e che ogni struttura sportiva avrà a disposizione e che dovrà esporre come parte di questa nostra rete territoriale AFA per la salute. E un attimo solo, vediamo se riesco ad andare avanti. Ecco qui, la finalità ovviamente sono tante: mettere in grado gli individui per poter partecipare a una regolare attività fisica, vogliamo valorizzare e promuovere l'attività fisica quale mezzo ricreativo, sportivo, terapeutico, espressivo o di benessere. Questa è la definizione che l'IFAPA faceva nel 1973, quindi partiamo da lontano, però io non parto da lontano, ma entro subito nella nostra realtà. Ecco, quindi l'AFA che cos'è? Un'attività motoria non riabilitativa, ma di mantenimento e prevenzione, finalizzata a facilitare l'acquisizione di corretti stili di vita attraverso un programma di esercizi svolti in gruppo, così come dicevano l'assessore e il sindaco, è molto socializzante, no? Quindi l'importanza del gruppo, degli esercizi da fare in gruppo,
quindi seguendo protocolli condivisi con il personale sanitario. Quindi ci deve essere un monitoraggio costante di quello che noi ci abbiamo ovviamente strutturato il tavolo tecnico aziendale AFA, fatto da professionisti, fisiatri, fisioterapisti, per poter poi avere un momento anche di condivisione con chi attiva i percorsi AFA. Ok, qual è l'obiettivo? Combattere l'ipomobilità. E che cosa? Quindi in questo periodo siamo stati costretti, come diceva il dottore Della Porta, il Covid ci ha recluso, ci ha bloccato, no? Ci ha reso sedentari ancora più di quanto lo fossimo normalmente, quindi prevenire la disabilità, quindi è uno degli obiettivi, quello di metterci in movimento, quindi promuovere l'attività fisica, il movimento. Quindi cominciamo anche noi stessi, se non andiamo in AFA, ma cominciamo a lavorare anche per muovere, camminare, salire le scale, saliamo, scendiamo, insomma, cerchiamo di non essere fermi, statici. La sedentarietà sicuramente provoca tutta una serie di patologie, che poi un attimo di cui parleremo. Prevenire la disabilità causata dalla carenza di movimento dovuta dalla sedentarietà. Conservare le abilità motorie residue per chi ha già, noi parliamo di malattie, preveniamo. L'obiettivo è quello di prevenire e contenere le disabilità dovute alle malattie croniche non trasmissibili, no? I postumi, così, no? Delle malattie croniche non trasmissibili. Permette anche alle persone, ovviamente, patologie croniche non trasmissibili stabilizzate. Quindi il paziente, il soggetto che va in AFA, non deve avere una patologia, una acuzia, ecco, ma deve essere stabilizzato, deve stare bene considerando la sua condizione. Quindi deve aver finito il percorso di riabilitazione, nel caso ci fosse un problema motorio, o percorsi abilitativi, respiratori, tutto quello che consente di riportare il soggetto in una condizione stabile. Per cui può cominciare il percorso AFA. Quindi prevenire accessi impropri ai servizi di riabilitazione, così con le nostre colleghe fisiatra e fisioterapiste abbiamo detto che questo consente di chiudere prima i pacchetti riabilitativi. Quindi parliamo di svezzamento sanitario, questa è una parola che mi piaceva, no? Svezzare i soggetti, cioè metterli fuori dal sistema sanitario, perché finita la riabilitazione non vengano lasciati soli, ma immessi in un percorso, come possiamo dire, un percorso abilitativo, ma che non sia sanitario. Ok, aumentare capacità ed opportunità di socializzare, soprattutto per gli anziani, soggetti con patologie croniche di cui prima. Allora, che cosa non è? Non è un'attività o intervento sanitario, non è un intervento riabilitativo, non è compresa l'IREA, come diceva ovviamente il nostro direttore, e quindi non è a carico del sistema sanitario regionale. Non è rivolta a pazienti affetti da malattie acute o non stabilizzate. Quindi che cosa non è? Questi sono i riferimenti normativi a cui abbiamo fatto riferimento per attivarla, no? Soprattutto ci fermiamo e focalizziamo l'attenzione sulle linee di indirizzo regionale della 194 del 2018 e le procedure applicative delle linee di indirizzo, che ci hanno consentito che cosa? Di avere praticamente su tutto il territorio regionale un unico indirizzo per tutte le ASL. Devo anche dire che la nostra ASL è l'unica in Regione Campania che è arrivata effettivamente a implementarla, ad arrivare ad avere, a costituire la rete territoriale AFA per la salute. Poi vi diremo di che cosa si tratta. I soggetti da includere nel percorso: persone a rischio o affette da malattie croniche non trasmissibili, che sono pazienti in condizioni cliniche stabili, nessuna necessità di monitoraggio ospedaliero clinico,
raggiungimento dei traguardi sanitari riabilitativi, cioè hanno concluso il percorso di riabilitazione, quindi li mettiamo adesso a svezzarli qui, non li lasciamo, ecco, non li abbandoniamo, ma li mettiamo in un altro percorso. Ok, qual è il compito dell'ASL? È quello di favorire l'accesso dei cittadini all'ASL attraverso i medici di base, i pediatri e gli specialisti medici. Favorire le forme di collaborazione come quelle di oggi, ecco, questo è un momento di alta intersettorialità, no? Abbiamo unito competenze diverse, ognuno con le proprie competenze può fare in modo che l'attività venga attivata, implementata, quella di anche attraverso l'apertura, perché no, adesso l'assessore mi faceva aprire un altro file, nel senso che come hanno fatto a Pomigliano possiamo fare anche qui, quello di aprire un centro anche comunale che possa lavorare in tal senso con gli anziani e con le persone non abili o che hanno bisogno di socializzare facendo attività fisica. Aggiornare gli elenchi delle strutture della rete territoriale Afra per la Salute, perché abbiamo adesso 23 strutture che hanno aderito, come diceva il direttore, alla manifestazione di interesse che abbiamo noi pubblicizzato attraverso i canali della nostra ASL, sul sito ASL, dopodiché c'è stata un'adesione da parte delle strutture che avevano quei requisiti previsti e quindi eccoli qua, le strutture che erogano AFA. Partecipanti devono avere disponibilità di spazi adeguati, idonee apparecchiature, personale specializzato per poter attivare l'AFA. Aggiornamento periodico dei professionisti anche attraverso formazione con noi dell'ASL, impegno a promuovere l'AFA. Ovviamente i requisiti li troverete, li hanno visti, lo sanno, insomma non ve li metto a dire, avevano dei requisiti a cui rispondere le strutture quando hanno partecipato alla manifestazione di interesse organizzata dall'ASL. Il personale sanitario che cosa deve fare? Promuovere la pratica di attività fisica anche nelle persone in buona salute per prevenire, per arrivare prima, noi diciamo, no? Preveniamo quello che può essere il discorso dell'IPI legato, le patologie legate, come dicevamo, all'ipomobilità, alla sedentarietà, eccetera. Così come portatori, così come in quelle portatrici di fattori di rischio, i medici e i pediatri di libera scelta e gli specialisti sono tra le figure più importanti. L'obiettivo è facilitare il cambiamento, un cambio di mentalità culturale. Abbiamo bisogno di un approccio diverso verso la salute, di attenzionarci di più, attenzionarla di più. Allora, il percorso paziente, che cosa deve fare il soggetto che viene arruolato in AFA? Va dal medico di base, dallo specialista, dal pediatro, presso i servizi di riabilitazione, di fisioterapia. Abbiamo aperto un ambulatorio a Nocera, sulla sana postura, dove le nostre colleghe fisiatre stanno inviando i bambini, i ragazzi con problemi di postura, alla colonna di smorfismi della colonna vertebrale in AFA. Ok, quindi valutato, quindi che fanno questi specialisti? Valutano il proprio assistito e decidono se possono essere inseriti nel percorso AFA, compilando un apposito modello che poi vi faremo vedere. L'assistito con questo modulo compilato dal medico di base o dagli specialisti va presso una struttura della rete territoriale scelta da lui. Ok? Quindi tra quelle che noi mettiamo a disposizione, che il medico di base dà all'assistito per scegliere. La struttura che eroga l'AFA l'inserisce in un database che stiamo, che il collega, io mi dimentico, Salvatore Emanuele sta realizzando una piattaforma, poi se vuole. Abbiamo due tipi di AFA,
tipologia A e la tipologia B. La tipologia A per persone con sindromi croniche stabilizzate, quindi sono autonome, si possono muovere, no? Invece poi abbiamo quella di tipo B, per persone con malattie croniche trasmissibili stabilizzate, anche con eventuali limitazioni. Quindi è lo stesso medico di base, il medico che compila quel modulo informativo, che decide in quale, a quale tipologia di AFA deve, di percorso deve essere inserito il soggetto. Ovviamente qua entriamo in quello che siamo noi. Veramente abbiamo fatto come ASL Salerno, non è perché siamo il fiore all'occhiello della regione Campania, perché abbiamo costituito il tavolo tecnico aziendale di cui prima, con la delibera 408 del 2019, l'abbiamo fatto la pubblicazione della manifestazione di interesse del sempre 16-12-2019. Ci siamo incontrati, abbiamo fatto tanti tavoli di lavoro con il tavolo AFA per definire i percorsi. Non è stato facile, vi assicuro, mettere d'accordo tutti noi che proveniamo da, come possiamo dire, servizi diversi, realtà diverse, sono medici ospedalieri, ambulatoriali, strutture riabilitative, però insomma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo realizzato le schede, i moduli informativi e siamo lì, non si accende qua, vabbè. E i moduli informativi e le schede che a cura delle strutture della rete, strutture sportive, sono delle schede che poi vi faccio vedere velocemente, e in più il modulo informativo per i medici, quello da compilare per inviare il soggetto in AFA. Abbiamo sottoscritto la sottoscrizione finalmente nel 4/1/2021. Quindi partiamo da lontano, dal 2019, anzi le linee guida sono del 2018, la 194 è stata varata il 4 aprile 2018, quindi immaginate, siamo a 3 anni dalle procedure e dalle linee, è stato un percorso lungo, faticoso, ma siamo qui. E quindi abbiamo sottoscritto con il direttore generale, ha sottoscritto con tutte le strutture, le 23 strutture, e quindi in quel momento abbiamo costituito la rete territoriale AFA per la salute. Nel momento in cui c'è stata la sottoscrizione da parte delle strutture private, che ho, private e pubbliche che ora erogano le prestazioni, e la direzione generale, in quel momento, quindi diciamo che dal 4 gennaio 2021 abbiamo finalmente strutturato la rete territoriale AFA per la salute. Abbiamo elaborato il bollino di cui prima vi ho fatto vedere, abbiamo predisposto il materiale divulgativo, abbiamo il progetto sulla sana postura, questo di Nocera, che chissà se possiamo un po' mettere, noi andiamo a scuola, facciamo le attività di educazione alla salute, dopodiché sulla sana postura, quindi prevenzione di dismorfismo e tutto quello di cui prima, per cui molte volte le colleghe incontrano dei bambini, soprattutto bambini, scuola elementare e prima media, che hanno vi assicuro, i ragazzi stanno messi malissimo, ma soprattutto i bambini. Sono veramente in una condizione da, insomma, certe volte ci lasciano sconcertati per il modo di impugnare la penna, per come stanno seduti, per come camminano, per come portano lo zaino. Quindi diciamo, sono tutte informazioni che noi diamo alle scuole. Dopodiché, quando poi diamo anche, informiamo che c'è questo centro a Nocera, sempre grazie al direttore che ci ha autorizzato ad attivarlo, quindi ci sono le colleghe insieme al medico dello sport Daniello, il dottore Augusto Daniello, che adesso non è potuto essere qui con noi, che fanno questo, attivano, sono lì a fare la valutazione, ecco, e poi ne mettono nei percorsi adeguati per loro. Abbiamo fatto il corso di formazione anche, quindi questo è l'AFA online, perché nel periodo
periodo Covid, io mi arrivo alla conclusione, abbiamo pensato di non lasciare soli i nostri utenti, ai nostri assistiti, a quelli di dargli non solo le informazioni attraverso campagne di sensibilizzazione, per cui abbiamo promosso sul sito dell'ASL, attraverso i canali istituzionali dell'ASL, una serie di campagne di sensibilizzazione, webinar, tutorial e anche schede dell'Istituto Superiore di Sanità su come attivarsi in casa in maniera autonoma. Dopodiché abbiamo riacceso la lampadina e abbiamo pensato che forse insieme alle strutture si poteva proprio avviare un percorso online dell'ANFA. Qualcuno ci è riuscito, qualcuno no, però insomma diciamo che ci siamo, la creatività non ci è mancata. Ok, quindi questo era tutto il nostro programma AFA Online. E queste sono le schede di cui vi dicevo prima, la scheda per i centri che erogano alle strutture, i centri che erogano AFA, queste sono a cura, devono essere compilati a cura delle strutture, poi inviati a noi. Adesso abbiamo la piattaforma online, quindi queste vengono messe in piattaforma e possiamo vederli un po' tutti noi, tavolo tecnico, strutture e ASL, quindi possiamo prendere visione di quelle che sono le insomma i soggetti che entrano in ASL, anche monitorarli, perché c'è anche il follow-up, non so se vedete, a 3 mesi, perché ci sta la valutazione dei soggetti, valutazione di forza, adesso non vedo, di resistenza, flessibilità, insomma quello che è necessario. Mamma mia, come è stato faticoso arrivare a questa sintesi con le colleghe medico, veramente è stato difficile, però finalmente abbiamo una scheda che va bene, ovviamente la scheda anamnestica, perché i colleghi delle strutture devono sapere come stanno i soggetti che vanno in AFA e ci devono poi dire da quando arrivano a 3 mesi come l'evoluzione, perché dobbiamo anche valutare se effettivamente l'efficacia dell'intervento AFA. Ok, questa invece è la scheda per il medico di medicina generale e dello specialista. Abbiamo le due tipologie, vedete giù A e B. Il medico si deve, non è una, a fianco vedete le strutture eroganti AFA, tutte le strutture, non so chi è presente qui, delle strutture, che c'è qualcuno che vedo, sicuramente quello è là, ci siamo, siete in parecchi. Però diciamo, hanno sottoscritto, l'hanno partecipato, noi speriamo di poter aprire, perché tanti ancora ci stanno chiedendo di entrare nella rete, diciamo che è stato anche per voi, per loro una boccata di ossigeno, perché essendo chiusi non potevano ovviamente fare niente, no? Attivarsi, essere veramente, è stato un momento anche per aiutare, venirci incontro, ecco, reciprocamente. È stato un bel momento, siamo contenti di questo lavoro che abbiamo realizzato insieme. E dobbiamo andare avanti, ovviamente, adesso dobbiamo effettivamente, noi abbiamo creato i presupposti. Questa è la scheda di gradimento che va sempre sulla piattaforma, che deve compiere cura del soggetto in AFA, perché deve dirci, sono tutta una serie di richieste, questa è la piattaforma, poi se vuole il collega che la sta realizzando, se vuole ce ne parla, perché è uno strumento molto importante e siccome la stiamo realizzando solo noi, l'assessorata alla sanità della regione ci ha chiesto di poterla utilizzare anche, loro. Bene. Ok, questo è tutto quello che riguarda. Questo vi volevo dire, poi ho finito, la piramide dell'attività, no? Frequenza settimanale, la passeggiata tutti i giorni. Colleghi, facciamo, sensibilizziamo, facciamo azioni di sensibilizzazione. Io il cane, quindi però si è fatto vecchio e non vuole camminare più.
quindi fa 10 passi e si ferma, quindi non mi consente di muovermi molto con lui, perché molte volte sono costretta di lasciarlo e attivarmi da sola. Quindi, come vedete, il più possibile tutti i giorni passeggiata con il cane, salire e scendere le scale, quando è possibile non prendere l'ascensore, camminare per andare a fare la spesa, parcheggiare la macchina lontano in modo che si cammina. Ovviamente 2 o 3 volte a settimana parliamo di quello di cui oggi, dell'ANPA, vero? Quindi attività per la flessibilità, per l'elasticità, insomma per metterci, mantenerci in movimento. 2 o 3 volte a settimana quell'allenamento un po' più agonistico che non riguarda l'AFA, e poi il meno possibile davanti ai video, televisione, eccetera. Ok, queste sono le schede. Io vi invito anche a voi, no, di andarle a prendere visione, al limite di diffonderle, perché sono fatte molto bene dall'Istituto Superiore di Sanità. Attività fisica e salute, un'alleanza senza età. Quindi ci dice, da range di età 5, 17, 18, 64, 64 anni, quali sono le attività che possiamo tranquillamente svolgere. Io mi sembrava opportuno metterla qui, ma giusto così per darvi un'informazione in più. Questo è il materiale informativo che abbiamo fatto per i medici e non solo, su che cosa è l'AFA, e mi fermo qui. Lo sport allunga la vita anche se si inizia a 50 anni, quindi non è mai troppo tardi per cominciare a fare attività fisica. Grazie. Ok. Prego, se c'è qualche, io inviterei anche chi vuol fare delle domande, anche le colleghe. Salve a tutti, io sono Gabriele Colpicelli, sono operatore AFA con la struttura Obiettivo Danza Pagani, sono un vecchio di Monadoise, e tra le altre cose mi sono sempre dilettato di nell'informatica, in quanto sono anche programmatore e lavoratore. Rispetto a questa situazione APA veniva l'esigenza importantissima di avere una struttura informatica, una vera e propria piattaforma che permettesse l'esistenza stessa dell'APA in maniera molto semplice e che relazionasse insieme tutti i soggetti coinvolti, che sono innanzitutto l'ASL, poi ci sono i medici che vanno praticamente a demandare l'erogazione del servizio, i soggetti erogatori, quindi palestre, fisioterapisti ed altri, ed infine i soggetti coinvolti direttamente, non pazienti chiaramente, ma soggetti AFA. In questo modo, per relazionare il tutto, abbiamo capito che era necessario avere una piattaforma che fosse accessibile dall'esterno e da tutti, anche contemporaneamente, i 4 soggetti. Per cui la stessa piattaforma viene utilizzata dall'ASL per monitorare il tutto ed eventualmente fare resocontazioni, dai medici che possono in pratica specificare tutto quello che è il percorso di attività fisica. Io mi riallaccio un attimo a quello che diceva la dottoressa: non si parla di riabilitazione, ma si parla di ricondizionamento, ed è un ricondizionamento, scusatemi la mascherina, è un ricondizionamento che riguarda anche la socialità della persona che sta un po' avanti nell'età, che giustamente diventa un momento anche di crescita sociale, o meglio, di ricrescita sociale. Quindi, dicevamo, il soggetto erogatore va a considerare questa scheda anamnestica e segue quello che è stato dettato come percorso da far attuare al soggetto. Il soggetto viene monitorato nel tempo e alla fine potrà compilare un questionario di gradimento o meno di quello che è stato il servizio erogato.
Tutto questo chiaramente deve essere fatto con sicurezza e quindi tutti i soggetti accedono con delle password. Per quanto riguarda le password, sono gestite poi in semi-autonomia, perché ci saranno sempre dei operatori che potranno interfacciarsi e fornire un'assistenza. Questo è detto velocemente. Io vi ringrazio della opportunità data e posso lasciare il microfono alla dottoressa. Grazie. Scusatemi se non ci sono interventi particolari, la dottoressa, prego. Prima di tutto complimenti per l'iniziativa e spero che tutto questo si possa fare anche nelle altre zone dell'ASL, quindi zona sud, zona centro. Vabbè, io sono di Pestum, però lavoro a Polla, quindi diciamo che sono legata a tutte e due queste zone dell'ASL periferiche come sede, ma naturalmente spero che abbiano iniziative di uguale entità. E poi voglio dire che tutto questo che riguarda l'AFA è importante non perché l'attività fisica sappiamo che è importante, ma è importante perché tutto questo ce l'hanno detto gli studi scientifici. E gli studi scientifici ci hanno detto che rimanendo in quei contesti, in quei tempi di attività fisica giornaliera, possiamo stare bene, anche per quello che riguarda tutte le patologie, perché parliamo di patologie osteoarticolari, parliamo di patologie osteoporotiche, possiamo parlare di patologie anche oncologiche, possiamo parlare di patologie cardiovascolari. Grazie. La dottoressa è fisiatra all'ospedale di Pomona. Buongiorno a tutti, io in qualità sia di consigliere che di operatrice sanitaria voglio ringraziare la dottoressa Zambetti, il dottore Della Porto e la direzione centrale del dottore Mario Iervolin. È un ringraziamento particolare ad Antonella e Salvatore Emanuele che mi hanno tenuto informata, visto che io sono stata molto impegnata con i vaccini. La dottoressa Zambetti non mi dice niente di nuovo. Non mi meraviglia e non mi entusiasma perché lei è stata la responsabile dello spazio adolescenti dell'intera ASL e io con lei ho collaborato dagli anni 2000, dal 2004 ad oggi, abbiamo portato a Pagani 13-14 mila ragazzi. Mi dà e voglio dire solo una cosa, io mi lamento sempre con lei, sono molto lamentosa in tutto, non a caso quando io dicevo ma tu vai dappertutto, io ero la referente, sono la referente su Pagani nello spazio adolescente nominata da lei, dico ma perché a Pagani non vieni mai? Lei mi diceva tu mi dai nome e cognomi, non ti inventi nomi e quindi io per me è una situazione sicura, quindi no, io ringrazio ancora affettuosamente a Rosa perché con me ha avuto sempre un'attenzione particolare, ringrazio l'amministrazione comunale, al sindaco e all'assessore dello sport e all'intera amministrazione e io mi trovo sempre a tua disposizione. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Se ci sono domande di approfondimento, qualcuno che vuole, altrimenti penso che possiamo anche salutarci. E quindi vi ringraziamo di nuovo per la presenza oggi qui. È sabato, è una bella giornata, potevamo stare pure al mare. Covid permettendo e sicurezza permettendo. Chi è che deve? Chi è che la vogliamo? Va tutto bene, ovviamente manteniamo sempre le distanze di sicurezza e questo è inutile che ce lo ripetiamo.
Ecco qui, voglio ringraziare un attimo, ecco scusatemi, perché ecco, l'Istituto Professionale di Pagani, l'IPSEOA, è qui presente con una delegazione di ragazzi e ragazze, siete bellissimi ragazze, grazie veramente per la presenza. Devo dire che le scuole ci sono sempre molto vicine, quindi perché insomma lavoriamo molto bene con loro, con i dirigenti, il mercato ortofrutticolo di Pagani che metterà a disposizione per la manifestazione frutta ovviamente sempre in sicurezza, degustiamo in sicurezza, acustica campana, Avis comunale Pagani, Opes Italia, ASB Obiettivo Banca, Studio Alba, Online Stage, Cooperativa Sociale Il Sentiero, i Wilmes, Cooperativa Sociale Scientifica, Fitmed, Bassantanna, qui ci sono diversi tipi di caffè a secondo dei bar che hanno sponsorizzato, Bar Gerbergati, Gaudioso Service, Pegaso di Pierino Buonocore, Croce Rossa Italiana. Grazie a tutti. Ci vediamo il 12 giugno